Salve a tutti, sono Paolo De Palma, sono una guida turistica della regione Campania e oggi siamo a Ischia Ponte. Diciamo che questo è il nostro secondo appuntamento sull'isola di Ischia e oggi tutti i nostri tre viaggi digitali in diretta saranno dedicati alla meraviglia, a questo bellissimo borgo che era una volta il borgo dei pescatori di Ischia Ponte. E noi siamo proprio in questo momento sul pontile dove tutte le mattine arrivano i pescatori e portano il pescato fresco. Resa. Guardate qui il nostro amico Gennaro che sta strotolando le reti, pescatori che fanno una vita veramente dura, 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 perché si alzano la notte per andare a pescare e al mattino presto già sono qui per vendere appunto il pescato. Poi ci sono delle persone, vedete, che amano passare un paio d'ore pescando proprio qua sul pontile. E adesso vediamo un attimo che cosa hanno preso. E che sono merluzzi questi? Sono merluzzi, tutti i merluzzi avete preso stamattina? Quindi pesce azzurro, qualche pesce anche per la frittura, scusatemi, di pesce, quindi tutto, tutto prodotto fresco. E c'è chiaramente un'antichissima tradizione che riguarda proprio i pescatori del borgo. Il borgo di Ischia Ponte, che in effetti, pensate, come primo nome risale alla fine del 1200, quando viene chiamato Terra Plana. Lo sappiamo da una cronaca fatta da un abitante del castello che, descrivendoci gli scontri tra gli svevi e gli angioini, ci appunto parlava della terra che si trovava giù al castello, descritta come appunto Terra Plana. Poi abbiamo un secondo nome del borgo che troviamo sempre nel periodo angioino, verso la fine del 1300, dove troviamo Borgo di Mare. E pensate che cambia ancora una volta nome tra la fine del 400 e l'inizio del 500, quando viene chiamato Borgo di Celsa, questo dagli alberi di gelsi che erano stati piantati dagli agostiniani proprio verso un po' prima del 1400, fine 1500, per l'allevamento del baco e la seta. E qui vedete anche la scritta Via Giovanni Boccaccio, perché pensate che il Boccaccio è stato qua a Ischia Ponte, esattamente sul castello, e ha preso ispirazione per le sue novelle, la sesta novella del quinto giorno, Giovanni da Procida. E qui vedete anche un po' la caratteristica architettura di Ischia Ponte. Ecco qua, oggi la giornata è veramente meravigliosa. È un invito a venire qua sul borgo, a venire a Ischia soprattutto e venirci a visitare. Inquadro, questo è uno dei bar storici di Ischia Ponte, dove si può venire a bere un caffè eccezionale, cosa che avviene in tutti i bar dell'isola. Noi dobbiamo la bontà del nostro caffè, la bontà della pizza, della pasta all'acqua che ci arriva dall'Avellinese, dal Monte Serino. Vedete questo casotto qui è proprio dove appunto si attacca l'acquedotto sottomarino. E adesso andiamo a visitare una delle più antiche panetterie dell'isola, perché quando si viene qua a Ischia Ponte assolutamente non potete mancare. Dovete proprio assaggiare il pane caldo cotto al forno con la mortadella. È un must, è una tradizione antichissima che risale ai pescatori. Immaginate qua, in passato non c'era questo parcheggio. Qui abbiamo, ve lo inquadro, guardate qua che spettacolo. Allora, voglio testare un attimo, non tocco, ma vedete, il calore arriva fino alla mia mano, quindi è proprio pane caldo.
E qui abbiamo proprio il famoso pane caldo. E Vale, ci vuoi parlare un po' della storia di questo pane e mortadella, come nasce, ma soprattutto come quando il tuo bisnonno, se ricordo bene, ha acquistato questo forno che vediamo adesso, ve lo inquadro, è proprio qui. Praticamente non ti ricordi male, però non è stato precisamente il bisnonno, ma la bisnonna che ha preso in gestione questa panetteria, che era già in funzione, se non ricordo male, dagli ultimi anni dell'Ottocento. Lei prese, diciamo, la licenza di questa panetteria di napoletani nel 1938 e da allora panifichiamo questo pane che per tutti è il pane, diciamo, dell'isola, il pane hoc doc dell'isola. Scusami Valerio, mi arriva una domanda. Sì. Emanuele, ciao Emanuele, mi chiede quante volte esce il pane caldo durante la giornata. Durante una giornata il pane caldo viene sfornato più o meno dai 7 ai 10 forni. Addirittura 7-10 forni, quindi io posso tranquillamente venire qua anche verso le 3 del pomeriggio e avere la fortuna di trovare... Anche alle 3 del pomeriggio c'è la fortuna di trovare il pane caldo. Il pane caldo e quindi poi metterci mortadella ma come nasce questo... perché proprio la mortadella poi e non gli altri salumi? Questa è una storia molto simpatica perché il pane e mortadella è nato, diciamo, per un caso, perché durante il periodo appunto dell'apertura, quindi parliamo della seconda guerra, durante il periodo della seconda guerra mondiale, c'era, diciamo, un po' di povertà, non erano tutti quanti benestanti. Parecchia povertà. Pane, sì, parecchi. Il pane era un, diciamo, era per tutti. Si era proprio poveri se mancava il pane a tavola e questo c'era per tutti. La mortadella era un salume molto povero, ma con dei sapori molto ricchi. E questo abbinato al nostro pane è sempre stato, diciamo, la cosa migliore che tutti potevano fare per mangiare e quindi per non rimanere affamati, per nutrirsi durante la giornata. E soprattutto si ricordano i pescatori, perché venivano la mattina presto, dopo che hanno fatto il giro durante la notte per pescare, e venivano, diciamo, a mangiare come colazione, come marenna, questo famoso pane e mortadella. Un attimo che devo tradurre marenna. In dialetto significa la merenda. Sì. Ma c'è una cosa molto simpatica perché diciamo che spesso la bisnonna non prendeva soldi, anche perché ce n'erano pochissimi. Con i pescatori faceva questa eccezione, facevano degli scambi. Lei prendeva in cambio i pesci, diciamo, della paranza che venivano pescati durante le ore notturne e lei in cambio dava il pane e mortadella come colazione per i pescatori. Quindi un vero e proprio baratto. In effetti vi inquadro un attimo questa roba che è veramente questo pane che è strepitoso e non si può fare a meno di essere proprio attratti. Io mi sto trattenendo. E in effetti c'era proprio il famoso calacala, che era il baratto, ecco, guardate, ma ve lo faccio vedere da vicino. Questo me lo mangio dopo, non tutto. Però almeno assaggio, una metà. Almeno una metà, guardate che meraviglia, purtroppo non si possono sentire i profumi, ma vi posso assicurare che è spettacolare. Allora, vi parlavo del calacala. Il calacala era un baratto che avveniva tra i pescatori e i contadini. Nel frattempo ne approfitto per salutare Valerio, che è stato gentilissimo. Ciao Valerio. Buona giornata. Ciao, saluta. Buona giornata e veniteci a trovare al nostro panificio per questo pane e mortadella. Ok, salutiamo Valerio. Ciao Valerio. E vi stavo dicendo, c'era il calacala. Il calacala consisteva in questo. I pescatori si facevano trovare su una punta dell'isola e d'accordo con i contadini, quindi il contadino arrivava sulla punta, il pescatore da sotto diceva cala, cala, e il contadino calava il cestino con i prodotti della terra, mentre il pescatore poi riempiva, dopo averlo svuotato, il cestino con i prodotti del mare. Quindi c'era questo scambio, questo baratto tra pescatori e contadini, perché l'economia dell'isola in passato era appunto fondata soprattutto sull'agricoltura, la pesca e anche sull'esportazione dei vini. Qui a Ischia Ponte abbiamo delle importantissime manifestazioni che si tengono nel periodo estivo.
abbiamo la bellissima festa di Sant'Anna, che viene il 26 di luglio, e nella baia proprio qua del castello c'è un palio, il palio di Sant'Anna, che viene messo, appunto viene assegnato, per meglio dire, a la barca più bella, perché si costruiscono delle zattere enormi con ricostruzioni storiche a tema. Quindi ecco che queste barche, di solito ogni comune fa la sua barca, poi vengono premiate alla fine della festa, e c'è poi un bellissimo spettacolo di fuochi pirotecnici con l'incendio poi del castello aragonese, che adesso vi inquadro nuovamente. Proprio vedete, viene incendiato tutto, ovviamente con dei giochi di luce e di fumogeni, ed è qualcosa di veramente spettacolare. È una merendina. Ciao Camillo, che chiede, è bella grande la merenda. Guarda che là, sì, Camillo, in pochi minuti, visto la bontà, si finisce, quindi è veramente eccezionale. E oltre alla festa di Sant'Anna, poi c'è l'Ischia Film Festival, sempre a luglio, che si tiene sempre sul castello aragonese, e poi abbiamo uno dei più importanti premi giornalistici dell'isola. Abbiamo il premio Ischia. Ecco, adesso vi faccio vedere anche la casa natale del nostro santo patrono, San Giovan Giuseppe della Croce, santo che è nato in questo palazzo, c'è la lapide, ma che non era la sua casa proprio dove abitava. La mamma lo partorì in questo palazzo, frato francescano, ed è il patrono dell'isola di Ischia, nato lì nel 1654. E qui abbiamo questo bellissimo palazzo, che in realtà era una torre. Adesso vi faccio vedere la facciata. Guardate, questi palazzi che vi sto adesso inquadrando sono tutti palazzi storici che risalgono al 1500. E questo è il famoso Museo del Mare. Questa torre venne eretta verso la fine del 1600. Come vi dicevo, sono tutti palazzi antichi che risalgono tra la fine del 1500. Noi lo sappiamo perché ci sono proprio delle mappe che ci descrivono questa zona. Ma adesso noi ci andiamo a scoprire una delle chiese più belle dell'isola, la chiesa dei pescatori e dei marinai. E adesso cerchiamo di farvi vedere l'interno di questa chiesa, che è ricchissimo, molto bello. E pensate, questa chiesa che nasce come la chiesa dei poveri, in contrapposizione alla chiesa degli Agostiniani, l'attuale cattedrale di Ischia, che si trova proprio a 30 metri da questa chiesa, che era invece la chiesa dei ricchi. Però poi, paradossalmente, nel corso dei secoli, la chiesa dei poveri diventa più ricca e più sfarzosa della cattedrale stessa. Adesso cercherò di attraversare un attimo e inquadrarvi l'interno. Purtroppo all'interno della chiesa non c'è molta connessione, quindi non possiamo entrarci. Io cercherò di zoomare, ve la faccio vedere. Pensate, se venite qua a Ischia Ponte e verrete a visitare anche la chiesa, ogni singolo elemento di questa chiesa, dagli stucchi, dai quadri, dagli intarsi in marmo che ci sono sull'altare, ci parla appunto dei marinai e dei pescatori. E anche sull'altare maggiore troviamo i primi quattro apostoli che Gesù incontrò, che erano pescatori. E poi nella pala sull'altare maggiore, che è la Pentecoste, troviamo la colomba, che è proprio il simbolo dello Spirito Santo. La chiesa era stata costruita dalla confraternita dello Spirito Santo, quindi la troviamo anche nelle acque santiere, sui quadri e tutto. Io vi consiglio assolutamente di venire a visitare
perché insieme al borgo di Sia Ponte, perché è qualcosa di veramente straordinario. E qui poi abbiamo uno scorcio ancora del borgo, vedete che continua con la sua e con i suoi palazzi. E vi non so se si riesce a vedere una differenza architettonica tra i vari palazzi, i palazzi che abbiamo sulla sinistra e quelli che ci sono sulla destra. Adesso magari vi zoomo un attimo, guardate la differenza. Quelli a destra sono tutti bassi, quelli a sinistra invece sono tutti alti, perché quelli sulla destra erano le case dei pescatori, quindi dei poveri. Quelli sulla sinistra erano le case dei nobili e che avevano il diritto praticamente al panorama, soprattutto grazie alla famiglia Lanfreschi, che aveva appunto questo diritto al panorama. Di conseguenza chi abitava di fronte al palazzo Lanfreschi non poteva erigere case a più piani, perché loro dovevano godersi il panorama.